storia di aiuto allo sviluppo che ha vari protagonisti, tutti con le idee molto chiare su cosa è utile all'Africa e cosa non lo è. Mamadou, guineano, arriva in Italia con mezzi di fortuna, impara subito la lingua e inizia un percorso che lo porta a diventare mediatore culturale. Racconta la sua storia agli alunni della cittadella scolastica di Mirano, nel veneziano, e nasce un progetto che coinvolge tutti e tre gli istituti scolastici che ne fanno parte. Io sono venuto qua a testimoniare non solamente delle difficoltà africane, ma a dire anche agli altri, tutti non sono poveri. L'Africa non è l'immagine che vediamo. E altro. E poi dopo è venuto fuori il mio sogno dell'energia, la passione dell'energia, e poi dopo abbiamo detto di collaborare insieme a iniziare questo progetto. La passione di Mamadou per l'energia nasce dal fatto che nel suo paese d'origine, la Guinea, non c'è una rete elettrica nazionale che arrivi in ogni casa. Per 12 ore dal calar del sole intere città con centinaia di migliaia di abitanti piombano nel buio. Chi non possiede un gruppo elettrogeno può fare ben poco. Gli studenti fanno i compiti a lume di candela. Nasce così il primo progetto Energy for Africa grazie al fotovoltaico, un progetto di collaborazione con l'Università di Labé in Guinea. L'impianto serve a dare illuminazione a una biblioteca e a degli uffici che sono nelle stanze limitrofe, e oltre a far funzionare dei computer. E abbiamo installato una potenza di 5 kW di solare e attraverso la rete internet riusciamo a ricevere dati sul funzionamento dell'impianto in Africa. Quello che stiamo vedendo adesso è una comunicazione remota con un computer che è in Africa e ci sta mostrando il rendimento al momento del pannello fotovoltaico. Come possiamo vedere tutti i dati. Noi vorremmo lavorare sulla formazione, ci è stato chiesto di lavorare su questo proprio dall'università stessa guineiana, perché il problema più grosso per loro è proprio la formazione specifica sulle energie rinnovabili e quindi sull'impiantistica elettrotecnica e elettronica. E quindi hanno chiesto a noi di poter lavorare insieme al fine che anche i loro ragazzi siano un giorno preparati e di conseguenza trovino occupazione, migliorino il territorio loro. Realizzato un sogno, ne nasce subito un altro. Scholar potrebbe essere la valigetta dei sogni per ogni studente africano. Questa cassettina è un impianto fotovoltaico isolato formato da due pannelli fotovoltaici da 10 watt l'uno collegati in parallelo, da una batteria al piombo che è la nostra valigia di energia per la sera quando non c'è la luce solare. Poi abbiamo una presa accendisigari per caricare il nostro PC o il nostro smartphone. E inoltre è fornita di delle luci LED a basso consumo per la lettura o lo studio serale. Una valigetta che permetterebbe ad uno studente di avere l'energia elettrica necessaria, ma anche un progetto che insegna qualcosa a tutti i protagonisti di questa storia. Questo progetto è un progetto diverso di tutti gli altri, di grandi progetti di multinazionali o altre cose di questo genere. Quindi è un progetto che può seminare molto di più. Molto di più, sì. Perché cominciare dal basso, cominciare dalla scuola, secondo me è tutto.